Scusate il ritardo, siamo senza la nostra luce psichedelica perché Alexa ha dato dei problemi. Comunque, tolto questa piccola parentesi introduttiva, arriviamo subitissimo al nostro autore di oggi, che sarebbe Torquato Tasso, nato appunto nel 1544 e morto nel 1595, quindi in realtà ancora giovanissimo. Ma questo brevissimo tempo della sua vita non gli ha impedito di creare delle opere straordinarie che arrivano fino a oggi con la loro immensa profondità, e non gli ha impedito nemmeno di essere famosissimo in vita, appunto, proprio per la sua immensa letteratura, e tantomeno non gli ha impedito, insomma, questo piccolissimo spazio di vita che ha vissuto, di vivere una vita assolutamente avventurosa, ecco, definiamola così, per anche edulcorare un po', magari, quello che andremo a dire su Torquato Tasso. Perché Torquato Tasso è un poeta molto particolare. Possiamo definirlo il primo vero poeta moderno italiano, che in qualche modo, già nel Cinquecento, anticipa quello che sarà il movimento del romanticismo. È infatti una caratteristica di Torquato Tasso proprio questo suo essere non tanto un poeta, quanto un uomo particolarmente malinconico, una persona che si metteva a tantissimi dubbi, tantissimi problemi e che non si sentiva nemmeno compreso nel suo genio totale, cosa che invece magari è stata capita soltanto anni o addirittura secoli dopo, e che in qualche modo era anche invidiato all'interno delle corti nelle quali lui ha lavorato, insomma, nella sua vita. E questa malinconia totale, sua, umana, lui diciamo che è il primo che la trasmette in maniera diretta e sincerissima, nei suoi versi, in tutti quanti i suoi componimenti. Non scrive soltanto versi, non scrive poemi, scrive poesie, addirittura sono più di 1700 le rime di Torquato Tasso, scrive dei drammi pastorali, scrive anche delle opere in prosa, anche per indagare appunto, diciamo, la poesia stessa, quindi è proprio assolutamente un grafomane, però c'è un tratto distintivo quando ciò che scrive, che è proprio questo suo arrivare molto diretto, questa sua sincerità anche Petrarca, diciamo, ha esplorato molto il suo io, ma lui proprio ci porta di fronte agli occhi questa sua potentissima malinconia, questa sua potentissima tristezza. Ve lo dimostro anche con la poesia che vi leggiamo oggi, che si intitola Qual rugiada o qual pianto, che indubbiamente molti di voi hanno già letto, sentito, studiato a scuola o quello che è, perché io quando ci stavo cercando cosa leggere di Tasso, insomma, appena ho letto questi versi ho detto me la ricordo, anche se ormai sono passati 50.000 anni da quando andavo al liceo. L'anzianità si fa strada, insomma. E questa poesia è molto bella ed è appunto molto malinconica, e c'è anche questo suo contemplare la notte in ricordo, insomma, della donna amata. C'è un tratto del romanticismo, anticipando quindi praticamente secoli e secoli di letteratura, secondo me tremendo proprio. Ma c'è anche tutta quanta quella armonia nel metro che viene utilizzato, nelle rime che vengono utilizzate, quindi nella costruzione anche da un punto di vista formale, insomma, della poesia, che sono anche molto legate appunto a quel formalismo poetico tipico di 4 e 500. La poesia, sono pochissimi versi, fa così. Qual rugiada o qual pianto, quai lacrime ranquelle che sparger vidi dal notturno manto e dal candido volto delle stelle. E perché seminò la bianca luna di cristalline stelle un puro nembo all'erba fresca in grembo? Perché nell'aria bruna s'udian, quasi dolendo, intorno intorno gir l'aure insino al giorno? Fur segni forse della tua partita, vita, della mia vita. Si tratta di un madrigale dove le rime sono studiate in maniera
Perfetta. Lo schema è ABCDDCEEFF. Quindi crea lui proprio una struttura formale della poesia che è praticamente perfetta per quanto non sia una forma come, che ne so, un sonetto. È una forma diversa, ma comunque sia ci appare subito questa musicalità data non solo dalle rime, ma anche, insomma, dal contenuto interno della poesia stessa, come le ripetizioni, ad esempio, intorno intorno, questa ripetizione di qual, e anche il fatto che praticamente il madrigale stesso sia composto comunque da quattro domande. Cosa dice il poeta? Quindi praticamente siamo in una situazione notturna, lui crea questa immagine meravigliosa, fantastica, e dice praticamente che insomma il manto notturno, quindi il cielo e le stelle piangono delle lacrime, che poi invece è la rugiada, e questa rugiada viene poi seminata praticamente su un prato, sull'erba fresca, in modo che praticamente è come se ci fosse un corrispettivo, un cielo stellato, che sia quello che c'è nel cielo, appunto, sia quello che c'è sulla terra, come se si formasse anche sulla terra un cielo stellato. E poi dice: perché nell'area bruna, quindi nell'area notturna, si sentono quasi doloranti, insomma, no? Questi tutto attorno si sentono, insomma, queste brezze che vagano. E lui pensa che tutti quanti questi segni che la notte gli dà, quindi la rugiada che sembra scendere dal cielo come lacrime, la rugiada che si deposita poi sull'erba, formando un cielo anche sulla terra, e anche questi rumori, questi venti, insomma, che si spargono nell'aria notturna, che sembra quasi che siano dolenti, appunto. Secondo lui, tutti quanti questi segni della notte sono in qualche modo, appunto, un richiamo della partenza della donna da lui amata. Fur segni forse della tua partita, vita, della mia vita. È veramente molto intensa, veramente molto molto bella. E questi sono comunque alcuni dei tratti tipici di Tasso, questa intensità, questo arrivare diretto a chi lo sta leggendo. E come dicevo prima, in qualche modo anticipa i tempi, allo stesso tempo rimane legato a una certa tradizione poetica, ma diciamo che la sua caratteristica principale è comunque quella di distanziarsi da quello che era il petrarchismo, e quindi questa anche imitazione del modo di scrivere e di comporre di Petrarca, che era appunto molto molto in voga all'epoca, tant'è che anche le sue rime sono particolarmente differenti rispetto al canzoniere di Petrarca. Nel canzoniere, insomma, diciamo che Petrarca mette insieme cronologicamente, diciamo, la sua vita, dividendo il canzoniere tra vita, Laura in vita e Laura morta, insomma. Invece qua non possono essere messe in ordine cronologico le rime, esplodono praticamente, sono quindi dei piccoli frammenti di quello che lui ha sentito amorosamente parlando. E che il suo amore non è stato rivolto a una donna sola, come era ad esempio in Petrarca. E poi lui mette insieme, insomma, per temi le cose, quindi l'amore, le rime encomiastiche, e poi le rime sacre, che però purtroppo non riuscirà a mettere insieme perché morirà prima. Ma diciamo che, a parte le rime, che appunto è una sorta di canzoniere esploso che non conterà nemmeno le sue oltre 1700 composizioni, Tasso è sicuramente molto, molto famoso per la sua Gerusalemme liberata, che poi diventerà, trasformerà in Gerusalemme conquistata, che fu anche l'opera che in qualche modo decretò la sua pazzia, chiamiamola così, ma pazzia non è. Tasso, purtroppo, e questo lo associa, sempre anticipando i tempi, in qualche modo anche un po' a Pound, a Ezra Pound. Tasso passò diversi anni della sua vita rinchiuso in un carcere ospedale. La prima volta a Ferrara, anche la seconda volta, sempre a Ferrara, però la seconda volta in un posto diverso. Lui non era pazzo, non poteva essere pazzo uno che in carcere continuava a scrivere e ad analizzare testi in latino di particolare difficoltà. Non era pazzo.
palazzo. Semplicemente il clima della seconda metà del Cinquecento è particolarmente duro anche per chi come lui era molto apprezzato a corte, perlomeno dei suoi padroni, definiamoli così, e molto apprezzato anche dai lettori, tant'è che mentre lui era in carcere la sua Gerusalemme liberata, con un titolo che non aveva scelto lui, uscì, venne pubblicata senza il suo consenso e senza che lui guadagnasse nemmeno una lira, insomma, da queste edizioni non autorizzate della sua Gerusalemme liberata, che poi lo trasformò in Gerusalemme conquistata. Però la seconda metà del Cinquecento è l'età della Controriforma, quindi la Chiesa diventa particolarmente dura, diciamo, e lui, che è un uomo comunque cattolico, inizia a porsi diversi dubbi sulla sua opera e soprattutto sulla Chiesa e sul ruolo della Chiesa, tant'è che pensando che la sua opera sia in qualche modo licenziosa, non adatta, insomma, ai dogmi e alle regole della Controriforma, si autodenuncia addirittura all'Inquisizione. Insomma, è una persona quindi particolarmente sensibile, piena, colma di dubbi e con questa malinconia che appunto rasenta proprio anche il romanticismo, anticipandolo in qualche modo. Tasso fu ed è un poeta talmente come possiamo dire, talmente moderno nel suo modo di porsi, talmente schietto, diretto, e scrive in un modo appunto così intenso che fu celebrato a tanti altri poeti che arrivarono dopo di lui. Tra questi Goethe, che scrisse addirittura una tragedia in 5 atti intitolata proprio Il Torquato Tasso, Byron, che compose Il Lamento di Tasso nel 1817, e poi Leopardi, che lo mise al centro di una delle sue operette morali. Quindi un poeta assolutamente fantastico, che appunto sapeva tradurre questa sua anima sofferente in versi veramente meravigliosi. Nella sua opera Goethe mette in bocca al suo Tasso queste parole che in qualche modo, quelle che noi utilizziamo per concludere questa camomilla poetica, che ci fanno appunto capire anche quanto Tasso forse fosse meraviglioso nella sua sofferenza e nei versi che sono anche nati da questa sua sofferenza che ci ha voluto regalare in maniera così diretta. E mentre l'uomo nel suo tormento si fa muto, a me un Dio concessi di dire come soffro. Ed è probabile che sia proprio qualcosa di divino che ha mosso la sofferenza di Tasso e che l'ha fatta uscire in maniera così meravigliosa come giunge oggi a noi in tutta quanta la sua letteratura. Grazie per averci seguito, buonanotte.